Leopoldo, Negro, Cannavaro. L'apertura per il numero 2 Lerch. Un retropassaggio tentato da Cosley. Una rimessa laterale, questa volta azzurra. Un'apertura per il numero 7 Poborski, che è uno degli elementi. Sul pallone ci sono Marcolin e lo stesso Carbone. Il cross di Marcolin, ancora un colpo di testa e la palla in rete. Questa volta è stato Panucci e siamo implacabili nel gioco acrobatico. La difesa della rappresentativa ceca e slovacca, che è rimasta letteralmente di stucco. 2-0 per l'Italia. Apertura per Poborski. Ancora Poborski. Deviazione di Cannavaro. Marcolin. Ha ripreso il suo posto Cannavaro, quindi rimessa laterale proprio del giocatore del Napoli. Si regala forse un po' di spazio ai centrocampisti avversari, ma ripetiamo, come in questo caso, implacabili sono i nostri difensori. Qui l'anticipo era stato netto da parte di Cannavaro sull'avversario. Svoboda. Poborski. Gli ruba il pallone Cannavaro, ripetiamo, implacabile su di lui, se anche leggero. Del Vecchio. Di tacco Svoboda. Scappo posto. L'anticipo è stato di Cannavaro, sempre molto bravo sul numero 7 Poborski. Nei primi 9 minuti ha poi praticamente condizionato tutto l'andamento dell'incontro. Festeggiamenti per i nostri giocatori, abbracci per Cannavaro al debutto in maglia azzurra e un complimento particolare proprio per Cannavaro e anche per Berretta, che giocava per la prima volta nella nazionale Under 21 di Cesare Maldini.